In molti qui vedono i benefici della globalizzazione, il libero scambio e l'economia di mercato. Fondamentalmente la globalizzazione aumenta la dimensione dell'economia, la dimensione della torta, e produce la crescita economica. Negli ultimi anni abbiamo miseramente fallito in tutto il mondo nel condividere quella torta in modo equo. Ritengo che ci stiamo spostando maggiormente dal mondo capitalista a un mondo sociale. Se lo facciamo, io lo chiamo modello nordico, penso che potremmo mitigare molti movimenti populisti, ma vedremo ancora molto populismo nel 2019, è qui per restare.